Presidente Scia, Raffaele Amore, oggi qui si discute della Fondo Valle Sclero, dello stato in cui versa la Scia e i sindaci dell'area in cui insiste questa arteria fanno un appello perché si risolva questa situazione di discariche che stanno rovinando questa arteria. Sì, la CIA ha voluto organizzare questo incontro con tutte le istituzioni, cioè i sindaci che hanno un territorio che insiste sulla Fonda Valle Sclera, la provincia e la comunità montana. Lo scopo di questa riunione è, come prima cosa, capire se le istituzioni hanno preso atto della gravità in cui oggi vive quella strada, pure perché noi riteniamo che quella sia un'arteria importantissima, visto che tutto il napoletano e il casertano per accedere nel Sannio deve passare per quella strada, e non è certo un buon biglietto da visita quando turisti oppure visitatori vengono sul nostro territorio. Cioè, noi ci vogliamo distinguere, stiamo facendo un lavoro con le nostre aziende, anche con tante amministrazioni locali, un lavoro per far riconoscere il nostro territorio come un territorio simbolo di salubrità e simbolo di eccellenze, e farli arrivare e farli percorrere quella strada in quelle condizioni non denota di certo tutto questo, e viene vanificato il lavoro di tanti imprenditori e di tanti amministratori e associazioni che cercano tutti i giorni di promuovere il nostro territorio. Ne uscirà un manifesto, ne uscirà un impegno da questo incontro? Da questo incontro deve uscire sicuramente un impegno a breve termine per pulirla. Noi speriamo che le istituzioni ci daranno una mano, ma questa è una cosa che deve succedere nel mese di giugno. E poi da qui partire con un progetto di videosorveglianza o altri sistemi di sorveglianza della strada per evitare che poi si ripresenti il problema. La polizia tecnicamente a chi toccherebbe? Alla provincia, ai comuni? Chi sarebbe deputato a mantenere l'arteria? È sicuramente la provincia, perché parliamo di una strada provinciale. Oggi noi siamo qua perché anche in maniera volontaria vogliamo mobilitare i nostri associati per dare una mano a pulirla laddove ci stanno problemi di ordine economico per pulirla. Una sinergia tra istituzioni, quindi è questo il modello? Sì, è questo il modello, perché se c'è un problema e ci sono dei problemi oggettivi, che uno non vuole puntare il dito contro nessuno, noi vogliamo solo risolvere il problema e vogliamo che il nostro Sannio si presenti a chi ci viene a visitare nel giusto modo, nel modo che merita. Presidente Ricci, oggi le istituzioni, i comuni che insistono sulla Fondo Valle Sclero chiedono un impegno, una sinergia tra istituzioni per eliminare una situazione di degrado dell'arteria che allo stato è invasa dai rifiuti. Perciò siamo qui, per affrontare insieme ai sindaci questo problema, per la verità incivile, perché io voglio dire una cosa, sicuramente a noi istituzioni spetta il compito di pulire, e compatibilmente con quelle che sono le risorse cercheremo di farlo, però veramente è una cosa incivile, ingiusta, sprecare le poche risorse che abbiamo per pulire delle strade che potrebbero anche non essere sporcate. Insomma, io dico delle cose semplici, ma il concetto è proprio questo: non c'è nessuna necessità proprio di buttare i rifiuti sulla strada. Insomma, io posso capire un intervento per una calamità, per un imprevisto che è dovuto alla natura, dovuto a fatti imprevedibili, ma insomma, quando ci mettiamo anche noi umani a crearci delle difficoltà è veramente increscioso. Insomma, questa è la verità. Se siamo incivili come cittadini, noi possiamo immaginare tutti i vigili urbani, tutti i controlli, tutti i carabinieri di questo mondo, ma non riusciremo mai a colpire gli stupidi che lanciano i rifiuti dalle macchine. Insomma, questa è la verità. Comunque, stamattina siamo qui e affrontiamo questo argomento. Quindi una sinergia tra istituzioni e un appello alla civiltà dei cittadini, è questo il modello? Sinceramente sì. L'ho detto, noi istituzioni cerchiamo di non venir meno a quelli che sono i nostri doveri, i nostri compiti, però
potremmo destinare le risorse ad altre cose, sinceramente, perché veramente non sta scritto da nessuna parte di buttare i rifiuti in mezzo alle strade. Insomma, questa è veramente una cosa che non va, non va. Sindaco Carmine Valentino, oggi si parla della Fondovalle Isclero, dello stato in cui versa i sindaci, la CIA, la provincia, assieme per mettere fine a una situazione di degrado che rende un pessimo biglietto da visita per gioielli come Sant'Agata dei Goti, ad esempio. Ma il problema più generale riguarda l'intero percorso interessato dalla Fondovalle Isclero. Non è più un problema solo ed esclusivamente di competenze, ci poniamo un tema più generale che è quello della salubrità dell'arteria viaria rispetto a territori e comuni che sono tra i migliori in termini di performance, di raccolta differenziata e di salubrità. Ecco, se vogliamo parlare di eccellenza nel settore dell'agroalimentare, valorizzare i territori da un punto di vista turistico, culturale, dobbiamo avere un territorio che si presenti nel miglior modo possibile. Il tema vero in questo momento è quello di affrontare con una nuova alleanza tra territori, istituzioni e mondo dell'associazionismo un tema e una criticità che ci interessa. Sicuramente non stiamo ai livelli di emergenza totale, ma siamo in una condizione che è di allarme, che preoccupa non solo i sindaci, il mondo delle associazioni, preoccupa i territori e per questo va data una risposta concreta in termini rapidi, perché siamo già fuori tempo massimo. È ipotizzabile un aumento della videosorveglianza e un pugno duro contro gli incivili? Ma innanzitutto, più che il controllo del territorio è un tema sempre di grandissima attualità, va sicuramente accresciuto quello che è il controllo sui territori, va sicuramente creata una nuova alleanza anche con le forze dell'ordine di polizia presenti sui territori, con le polizie locali che devono essere sempre più protagoniste di questo processo, il tutto in una nuova, ripeto, governance di una alleanza tra, ripeto, associazioni e territori che possa non solo nella repressione ma fare attività di prevenzione. Credo che questo sia il tema vero che dobbiamo affrontare, da qui partire per una nuova governance dell'emergenza.